aspiranti e cuochi, benvenuti nel canale del profumo della buona cucina. Oggi facciamo la focaccia pugliese, ma precisamente quella che viene fatta a Bari. La ricetta che vi propongo è la ricetta che mi ha dato la mia amica Teresa, più di 30 anni che fa la focaccia, e questa è una versione semplice, veloce, proprio per quando non si ha molto tempo per andare a realizzare questo piatto. Infatti, al posto delle patate useremo il preparato per il purè. Questo ci permetterà di avere la stessa riuscita, ma con molto meno lavoro. Adesso vediamo la preparazione. Questa è una ricetta facilissima. Allora, mettiamo la farina. Ok. Possiamo aggiungere anche il preparato di purè. Questo ci permette di sbrigarci prima per preparare questa ricetta. Mettiamo il lievito, così, e andiamo a mescolare. Non bisogna sporcare nemmeno tante cose. Ovviamente la ricetta originale prevede l'uso delle patate. Così mettiamo l'acqua. Ecco qui, adesso possiamo aggiungere il sale. E mettiamo tutta l'acqua. L'impasto della focaccia è un impasto molto morbido. Mettiamo adesso un bel filo di olio d'oliva. Facciamo incorporare l'olio, che dà anche una buona essenza a questa focaccia, così. Sì, dopo mescoliamo per bene, vedete? E a questo punto lasciamo lievitare per un'ora e mezza, due. Bene, sono passate circa 2 ore, la nostra focaccia ha lievitato, togliamo la teglia, così prendiamo l'impasto, ok, piano piano lo facciamo scendere, perfetto, e possiamo andare a metterla nella teglia. Sempre usando dell'olio, non dobbiamo schiacciarla molto, altrimenti perderà la lievitazione. Ok, abbiamo già acceso il forno a circa 200 gradi. Ok, perfetto. Ecco qui, possiamo mettere i pomodori. Possiamo mettere anche le olive per la focaccia barese sono quelle verdi,
appunto anche le olive sono baresi. Ma l'importante è che siano delle olive, vanno bene anche le olive nere. E poi schiacciamo un po' i componenti. Adesso mettiamo dell'olio d'oliva e dell'origano. Ecco l'olio d'oliva. E aggiungiamo un bel po' di origano. Possiamo infornarla. Allora, adesso va in forno a 200 gradi per circa 20 minuti. Bene, così adesso che è nel forno dovrà rimanere a 200 gradi per circa 20 minuti. Questa è una ricetta davvero squisita, proprio perché si unisce il sapore delle olive, del pomodoro e insieme dell'olio d'oliva la rende davvero squisita. Aspettiamo che finisce di cuocere, così purtroppo assaggerò per voi questa focaccia. Finalmente è pronta la nostra focaccia pugliese. Vedete quanto è bella. Adesso dovremo tagliarla. Metterla via. Vedete? Adesso la tagliamo anche con un tagliapizza. Ecco, vedete la cottura perfetta dell'impasto e andiamo a assaggiarla. Così è pronta la nostra focaccia, guardate quanto è buona. Assaggiamola. Ecco, è proprio come la classica focaccia, morbida, ma allo stesso tempo croccante. Allora, seguite questa ricetta e vi faccio vedere gli ingredienti. Per fare la focaccia barese useremo 300 g di farina, 60 g di preparato per purè, una bustina di lievito istantaneo, mezzo litro d'acqua, 2 cucchiai di sale e la quantità abbastanza d'olio d'oliva. Davvero semplice fare la focaccia barese. Provala anche tu e fammi vedere come ti è riuscita, magari postandomi le foto su Facebook. C'è la pagina Chef Granvi. Allora, alla prossima video ricetta, solo qui su Basilico Channel, il profumo della buona cucina.